Ibrido serie, ibrido parallelo, ibrido plug-in o vetture totalmente elettriche, BEV. Ogni casa propone sul mercato nuove soluzioni per avere dei veicoli più ecologici e meno inquinanti. Nissan percorre una sua strada un po' particolare perché qui abbiamo il powertrain e-Power che consiste in un motore termico che serve solo a generare energia elettrica che va poi alimentare due motori elettrici, uno per asse. Oggi proveremo appunto X-Trail in configurazione 7 posti e la vediamo insieme nel nostro com'è, come va. 4,68 Com'è metri di lunghezza per 1,84 di larghezza e 1,73 di altezza, con un passo di ben 2,7 metri. Queste le misure di X-Trail che viene realizzata sulla piattaforma CMFC, frutto dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Tanti gli elementi stilistici tipici di Nissan, come la griglia frontale V-Motion, che è affiancata da fari full LED distribuiti verticalmente su due livelli. Sono presenti anche i fari fendinebbia, sempre a LED, che sovrastano il profilo inferiore di protezione cromato. Osservando lateralmente X-Trail, non possiamo non notare il tetto flottante, effetto ottenuto grazie alla colorazione nera del tetto stesso e dei montanti, ad esclusione di quello posteriore, che è in tinta col resto della vettura. Questa soluzione visivamente rende il tetto appunto flottante, snellendo l'aspetto dell'auto stessa. Sempre osservando le fiancate si nota una grande pulizia delle superfici, con la linea di cintura visibile solo nella zona dei passaruota. Questo design dà all'auto un aspetto molto solido, ma al tempo stesso dinamico e non pesante. Anche al posteriore troviamo fari full LED con il lunotto sormontato dallo spoiler di colore nero, mentre nella parte bassa ritroviamo il profilo cromato come sulla griglia anteriore. Belli poi cerchi da 20 pollici opzionali con pneumatici 255/45. Com'è dentro? A bordo di Nissan X-Trail si viene accolti da un abitacolo sicuramente di qualità sia nei materiali che negli assemblaggi. Possiamo vedere le poltrone, qui sono totalmente in pelle con questo motivo trapuntato a rombi, sono sia scaldate che a regolazione completamente elettrica. La plancia molto bassa, che è interessante perché rende l'abitacolo con una visibilità davvero buona, è bassa e realizzata in più materiali, quindi abbiamo degli inserti in legno scuro molto belli, una parte rivestita in pelle e una parte in plastica morbida. Al centro, davanti a me, possiamo trovare lo schermo da 12,3 pollici, che è appunto il quadro di comando dell'auto, e si gestisce tutto tramite i tasti posti sulla razza sinistra del volante. Al centro della plancia abbiamo invece lo schermo da 12,2 pollici che gestisce il sistema di infotainment, che risulta semplice e intuitivo da utilizzare. Ci sono sia Apple CarPlay anche wireless ed Android Auto. Sotto questo schermo abbiamo una plancetta fisica per i comandi della climatizzazione trizona ed ancora più sotto troviamo la postazione di ricarica wireless per lo smartphone. Al centro del tunnel c'è poi il selettore per le varie modalità di guida e l'assistente per le discese più impegnative. Scendendo ancora abbiamo un vano portaoggetti che, insieme a quello presente nel bracciolo centrale e a quelli sugli sportelli anteriori, rende l'abitacolo di X-Trail molto pratico. Com'è l'abitabilità? Lo spazio a bordo di X-Trail non manca di certo, soprattutto perché il passo dell'auto è di 2,7 metri, quindi un passo molto importante, e non abbiamo il tunnel centrale rialzato, è rialzato veramente poco, perché qui non c'è l'albero di trasmissione, in quanto abbiamo solo motori elettrici che muovono le ruote. Chi sta dietro viene accolto da sedili appunto in pelle molto comodi, traforati, sono anche scaldati nelle due parti. Abbiamo due prese USB e la plancetta per gestire la temperatura posteriore, quindi abbiamo un clima trizona. Qui abbiamo anche le bocchette dell'aria appunto per chi sta dietro. Lo spazio invece della terza fila è un po' sacrificato, sono dei sedili per persone con statura massimo di 1,60 m, altrimenti si va a toccare il cielo dell'auto con la testa. Per gestire meglio lo spazio posteriore si può usare lo scorrimento del divano centrale, quindi andiamo a lavorare con questi sedili per avere lo spazio per le gambe per chi sta dietro. Interessanti gli sportelli che hanno un'apertura di quasi 90 gradi, rendendo l'accesso all'auto sicuramente facile e molto pratico. Com'è il bagagliaio? 485 litri che diventano 1298 abbattendo lo schienale della fila centrale. Questi sono i volumi del bagagliaio di Nissan X-Trail in configurazione 7 posti. Questo chiaramente con la terza fila di sedili abbassata, perché
come possiamo vedere, alzando la terza fila, il bagagliaio diventa di circa 150 litri, giusto dei piccoli bagagli per, appunto, per un viaggio o un weekend breve. Abbiamo poi i ganci per il fissaggio delle merci, dei portabicchieri anche per l'ultima fila e la luce per illuminare il vano. Molto pratico il portellone che è chiaramente comandato sia dall'interno che dalla chiave dell'auto. I vani sotto il piano di carico sono tutti occupati e quello centrale che era presente nella versione 5 posti viene chiaramente occupato completamente dai sedili quando sono appunto reclinati. Come va? Ed eccoci alla guida di X-Trail 2024. Come dicevamo nell'introduzione, qui abbiamo una configurazione termica molto particolare, quindi Nissan ha scelto di creare questo powertrain e-Power utilizzando un motore 1.5 turbo benzina a 3 cilindri da 158 cavalli e 250 Nm, che serve solo ed esclusivamente da generatore di energia elettrica, quindi non c'è nessun collegamento fisico tra motore e ruote. Appunto, l'energia generata va invece a due motori elettrici, uno per asse, quindi uno posteriore e uno all'anteriore, che sono appunto puramente elettrici. Abbiamo la trazione integrale e la potenza di sistema è di 213 cavalli totali, che portano X-Trail a 100 km/h in 7,2 secondi con una velocità massima di 180 km/h. Orari. Questo powertrain chiaramente è stato pensato nell'ottica di avere alti rendimenti e quindi bassi consumi. Infatti ha una caratteristica tecnica molto interessante che è il rapporto di compressione variabile. Quindi tramite delle leve sul manovellismo si va a cambiare il rapporto di compressione del motore da 8 a 14 a 1 in funzione dell'utilizzo che viene poi richiesto, appunto per aumentare il rendimento, che è un po' la croce delizia dei motori, soprattutto quelli benzina, dove il rendimento è sempre più basso rispetto ad una motorizzazione diesel. Al volante si ha una grande sensazione di comfort, perché l'auto è davvero confortevole. Intanto è molto silenziosa perché praticamente è un'auto elettrica, quindi la trazione è solo elettrica. Si sente ogni tanto il propulsore termico che si accende per appunto generare l'energia necessaria. Si accende, va, si alza un po' di giri, poi torna al minimo e dopo si spegne. È assolutamente una cosa automatica che non può essere gestita da chi guida. Chi guida può gestire invece la funzione solo elettrico, quindi si può procedere anche solo elettrico, la funzione e-pedal, quindi guidare solo praticamente col pedale dell'acceleratore e scegliere tra due modalità di marcia, quindi quella drive oppure brake, dove aumenta il freno motore nelle rigenerazioni. Insieme al comfort c'è anche una bella reattività, però, perché l'auto è bella da guidare soprattutto per le sospensioni, perché abbiamo un multilink dietro che rende l'auto intanto molto sicura, che anche nei curvoni autostradali veloci molto l'appoggio è molto sicuro, si percepisce molto sicura, ma l'auto comunque, nonostante le dimensioni e la massa e tutto quanto, è comunque un'auto reattiva e piacevole da guidare. Sicuramente non è un'auto che stanca, nel senso si può stare delle giornate intere a guidare e non è assolutamente stancante. Buono poi il corredo di ADAS, perché come da tradizione Nissan qui abbiamo il Pro Pilot Assist, quindi sul volante, sulla razza destra c'è un tasto che serve a gestire tutti gli ADAS, quindi una volta impostati si attivano, si disattivano solo con il tasto del Pro Pilot Assist, quindi è una cosa che una volta impostata è davvero semplice e facile da usare. Questi ADAS funzionano molto bene e in autostrada praticamente l'auto è assolutamente in grado di guidare da sola e riesce a fare anche dei curvoni, quelli più ampi riesce anche da sola a seguire le traiettorie in modo discreto. Sul fronte dei consumi, appunto dicevamo, qui abbiamo un motore benzina, quindi non diesel, e l'auto ha dimensioni e pesi piuttosto impegnativi. Però con questo sistema si riescono a percorrere dai 15 ai 13 km litro, che è in linea con quanto dichiara Nissan, in quanto Nissan dichiara appunto un 15,5 km litro. Quello che diciamo non è secondo noi eccellente è che il consumo migliore si ottiene su delle strade statali e non in città, dove l'ibrido dovrebbe dare appunto il meglio di sé. Quanto costa?
Il listino di X-Trail parte da 41.750 euro per la versione a due ruote motrici e allestimento a cinta. Per avere la trazione e-Force 4WD a 4 ruote motrici, il listino parte invece da 44.250 euro con allestimento sempre a cinta. Per la configurazione Tecna, la più ricca come quella di X-Trail in prova oggi, con in aggiunta alla colorazione bicolore, l'Executive Pack e il Family Pack, il prezzo diventa invece di 59.062 euro. Bene, eccoci arrivati alla fine del nostro Com'è Come Va con X-Trail 2024 in configurazione 7 posti. Ci hanno convinto molti aspetti di quest'auto, tra cui sicuramente la piacevolezza di guida data sia dal powertrain che dalle sospensioni posteriori multilink che lavorano in modo molto buono rendendo la guida piacevole e dinamica. Ci hanno convinti un po' meno i consumi, che sono solo discreti, e lo spazio per la terza fila di sedili, che è un po' sacrificato. Molto buono invece lo spazio per tutti gli altri occupanti dell'auto e la qualità generale della vettura, che è davvero elevata. Ci vediamo al prossimo test drive.